che appartiene all'album Carioca, registrato interamente in Brasile con il grandissimo Deja Van. E purtroppo quando sono tornata in Italia dopo un anno, perché lì se la prendono comoda, perché io ho detto, ma quando arriva il fonico? Lui dice, a mezzanotte. Come a mezzanotte? Vanno tutti al mare qua, piano, con calma, un anno. Tornata con questo album strepitoso e la Sony mi ha strappato il contratto. Ma chi è sto di Javan? Ma che si è messa in testa questa? Ma che vuole fare? Insomma, una rottura di scatole una dopo l'altra. Il mio disco è finito in un cassetto ed è rimasto lì per un anno. Finché non si sono accorti chi era Deja Van e che io avevo ragione a fare una tournée con Deja Van qui in Italia. Dovevo fare il Festival Bar con Acqua. Quindi adesso vorrei riproporre tre pezzi. Uno si chiama Petala e Fossati ne ha fatta la versione letterale, veramente. Esquinas, che canterò in brasiliano, e Jazz, che i Manhattan Transfert hanno fatto tutto il disco, tutta la lista delle canzoni uguali come l'avevo scritta io nel mio. Tanto che loro hanno venduto 10 miliardi di dischi, ecco. Io invece non lo so, pochi. Però il disco è rimasto nella mia precaria discografia che ho fortunatamente. Dicendo no a tutti quelli che rompevano le scatole per alcuni brani. Allora io ho detto no, questo rimane in eterno e quindi se non mi piace non lo incido. E quindi ho fatto così. Petala.